Amici di Golf Television, ben ritrovati da Golf Club Carimate. Siamo alla buca 13, ho tirato un ottimo drive, sono in centro fairway, purtroppo trovo la palla in un divot, in una zolla che non è stata sistemata. Ricordatevi, le regole di etichetta ci impongono di rispettare il campo, quindi noi dobbiamo rimettere a posto la zolla che abbiamo fatto. In questo caso io purtroppo sono proprio capitato dentro una zolla non sistemata. Mi trovo a 70 metri dal green e quindi è un colpo difficile. La mia bravura qual è? Quella di riuscire a far entrare il bastone dentro nella zolla, quindi far entrare il bastone tra la sponda dietro del divot e la palla. Per fare questo cerco di far lavorare un po' di più la punta del bastone. La punta tende a entrare in profondità, se io faccio lavorare il tacco tende a far scivolare. In questo caso devo riuscire ad andare in profondità, quindi posso impugnare il bastone comunque leggermente più corto per avere più controllo. Sto leggermente più sopra la palla in modo tale che possa far entrare il bastone. Per favorire un attacco ancora leggermente più verticale, posiziono la palla leggermente a destra, il peso del corpo è appena appena a sinistra. Se io mi metto con il peso del corpo a sinistra, il mio bastone tenderà a lavorare dall'alto verso il basso per infilarsi nella zolla. Sicuramente creo un attacco verticale, sicuramente devo cercare di muovermi tanto nell'azione in avanti, perché vado incontro a tanta resistenza, perché devo scavare ancora di più rispetto a quello che c'è. Quindi per avere più controllo sulla faccia del bastone, impugno bastone leggermente più corto, tengo le mani a sinistra, faccio comunque un paio di prove dove cerco di girarmi forte nell'azione in avanti, faccio entrare la punta, posiziono il peso del corpo a sinistra e vado a giocare. Sono riuscito a posizionare la palla in green, ho scavato ancora di più rispetto a quello che c'era, vi aspetto alla prossima puntata. Rimettete a posto le zolle.